Antonio Bevilacqua, in qualità di team manager del team Colpac, avete scelto la terra d'Abruzzo un po' per le sue origini, immaginiamo questo abbia inciso, ma anche per stare insomma tranquilli, e avete avuto anche la fortuna di trovare un clima piuttosto mite in questo mese di gennaio per preparare questa stagione. Sì, sicuramente ho scelto l'Abruzzo perché è la mia terra, come hai detto adesso. Però ho scelto anche l'Abruzzo per i percorsi, perché veramente sono dei percorsi eccezionali, e per una preparazione per una squadra come la nostra e penso che sia proprio formidabile questi percorsi. Senta, quali sono i progetti di questa stagione e quali gli atleti su cui puntate maggiormente? Ma sicuramente gli obiettivi sono tanti e quest'anno cerchiamo di puntare ancora un po' in grande. Ci è sfuggito il campionato del mondo e non è una cosa facile, abbiamo fatto secondi e cerchiamo quest'anno di andare ancora lì e lottare per vincere. Il nostro presidente Beppe Colleone è un grandissimo appassionato di ciclismo e direi malato, perché veramente segue tutte le corse con me in ammiraglia. Quest'anno come 25esimo organizziamo anche il campionato italiano, che è una grossa soddisfazione per il team Colpac e per il nostro presidente Colleoni. E lotteremo fino all'ultimo per riuscire a vincere la gara. Tra i tanti ciclisti che avete lanciato, uno degli ultimi è un abruzzese, Ciccone, che ora ha preso la strada del professionismo. Allora, parlando di Ciccone, veramente lui è molto forte, quest'anno ha fatto una stagione strepitosa e sono sicuro che farà grandi cose anche nel campo professionistico con il tempo. Però già si è adattato bene, ho parlato con lui ultimamente e si trova molto bene, sono sicuro che farà vedere le sue qualità. Alla Colpac non approderà mai nel mondo del professionismo, è un discorso che avete provato a intavolare? No, abbiamo un grosso progetto, un bel progetto che nel 2017 assieme alla Lampre faremo una squadra Continental, Lampre Colpac o Colpac Lampre da definire, però il progetto già c'è e sicuramente nel 2017 iniziamo a mettere un piede nel campo professionistico.